Prego. Benissimo. Prego. Ok, ciao, benvenute, ciao, benvenute, benvenute. Siamo qui sempre con la nostra trasmissione Mimose Time in collaborazione con Lombardi nel Mondo. Io sono Ketty e abbiamo con noi sempre Daniela, Daniele Marconcini. Questa sera c'è anche Flavia e questa sera abbiamo un bellissimo appuntamento perché abbiamo una donna tra l'altro che è a Mantova, io sono a Milano, quindi comunque siamo vicine, e parleremo un po' di quello che è la situazione attuale rispetto alla sanità lombarda, che sappiamo benissimo che in questo periodo, insomma, è stata messa un po' sotto pressione per tanti vari argomenti che tutti sappiamo. Io volevo chiedere intanto, la prima domanda che facciamo un po' a tutti i nostri ospiti da più di un mese a questa parte, è come hai vissuto il lockdown e che cosa ti ha lasciato? Prego, Antonella, prego, dici pure la tua situazione attuale, visto che sei comunque in macchina, quindi sempre in movimento, quindi non sei più in lockdown, ma come hai vissuto, Antonella, questa situazione? Sì, beh, innanzitutto grazie per l'invito, ma io l'ho vissuta, come dire, con molta ansia, anche perché i problemi che abbiamo dovuto affrontare in quanto appunto consiglieri regionali, ma problemi che arrivavano dal territorio erano veramente diversi e doverli affrontare comunque a distanza non è stato sicuramente facile, per cui abbiamo dovuto anche cambiare appunto il nostro modo di approcciarci a chi appunto, come dire, ci chiamava e ed era una chiamata per chiedere aiuto. Cioè io ricordo già dai primi giorni le telefonate che arrivavano dalle nostre RSA, erano telefonate veramente di disperazione, di dolore, perché comunque mancavano completamente i dispositivi e quindi chiedevano appunto a noi consiglieri regionali cosa poter fare perché arrivassero questi dispositivi anche in tempi, come dire, rapidi, cosa che poi abbiamo imparato noi ad adoperarci appunto per farli arrivare, ma attraverso canali diversi. Cioè io, ad esempio, i primi aiuti che ho potuto dare a queste Se ha sul mio territorio, sulla provincia di Mantova, sono tutti aiuti che sono arrivati dalla comunità dei cinesi. I cinesi che a loro tempo avevano chiesto appunto un aiuto a noi per fornire loro materiali, all'indomani appunto del nostro lockdown sono stati loro i primi a consegnarci le prime mascherine che abbiamo portato alle RSA. Ma non solo questo, ricordo anche tutta la disperazione di amici e anche conoscenti che non riuscivano ad avere risposte sui tamponi da poter fare, quindi con malati comunque dentro le proprie abitazioni e questi che non sapevano a chi rivolgersi. Quindi sono state, come dire, esperienze che hanno veramente segnato, secondo me, la vita di ciascuno di noi e che sarà difficile dimenticarle. Dopodiché io penso che da questa esperienza abbiamo tutti capito che senza un vero e proprio piano di emergenza, di una qualsiasi emergenza, insomma, da dover affrontare a livello regionale, insomma, facciamo veramente fatica. Insomma, siamo, come dire, una regione all'avanguardia per tante. Per tante professionalità, per tanti tipi di esperienza, ma il fatto di non aver avuto un piano emergenziale da poter attivare è stato forse un limite che ha mandato veramente tutti in tilt. Quindi, Antonella, insomma, un'esperienza che. Dimmi, no, Daniele, scusami, appunto, dimmi. no, perdono, ho fatto una domanda a tutti i consiglieri. Sai che tutti adesso parlano della regione Lombardia, vi è anche la tentazione di togliere l'autonomia sanitaria, no? Io ho avuto vari commenti, tutti dicono che bisogna correggere, ma non togliere l'autonomia regionale alla sanità. Qual è il tuo Sì, parere? certo. Ma io la penso esattamente allo stesso modo, nel senso che cioè, togliere l'autonomia veramente diventa complicato, ma soprattutto insomma, tornare ad un centralismo come quello che abbiamo visto su altre situazioni può creare più problemi che non risolvere.
l'avere le mani libere. Certo che nel momento in cui tu hai un'autonomia ma non sei in grado di gestirla al 100%, come ad esempio ha fatto la regione Emilia-Romagna piuttosto che la regione Veneto, ecco che allora le cose si complicano ulteriormente. Quindi insomma diciamo che per avere l'autonomia sarebbe bene avere dei bravissimi amministratori che la sanno appunto gestire alla meglio, però un ritorno diciamo al passato e quindi centralizzare tutto, anche per quanto mi riguarda, mi vede insomma fermamente contraria. Perché non si è partiti come nel Veneto un'azione con i tamponi, i test sierologici? Perché siamo in 10 milioni di abitanti, perché c'è una situazione emergenziale? Come è stato? Allora, sicuramente c'è il fatto di, cioè noi la Lombardia ha comunque una densità di popolazione molto diversa rispetto al Veneto, e sicuramente il fatto di essere partiti per primi ha comunque in un qualche modo lasciato tutti un po' disorientati. Dopodiché l'assessore Gallera si è affidato diciamo a consulenti che vedevano nei test, soprattutto i test sierologici, diciamo un limite, comunque non hanno spinto in maniera, come dire, forte su questo tipo di tracciamento e mappatura appunto dei casi, e tanto più che noi siamo partiti a farli il 28 di aprile. Quindi noi abbiamo fatto solo i tamponi ai casi, diciamo, conclamati, e non a tutti, perché ad alcuni che si rivolgevano direttamente agli ospedali veniva fatta ad esempio la radiografia e quindi non il tampone. E dopodiché, appunto, per scoprire che invece, diciamo, la regola delle 3T, quindi tracciare, testare, diventa, come dire, fondamentale, ma siamo partiti molto in ritardo. Oggi stiamo cercando di ricorrere ai ripari, e quindi stiamo comunque facendo una mappatura che può diventare una mappatura significativa eventualmente per andare a scovare i focolai che ci possono essere, quindi bloccarli sul nascere. Però ripeto, siamo partiti in ritardo, e soprattutto anche oggi dal bollettino che arriva da Regione Lombardia quotidianamente vediamo proprio una fluidità nei tamponi, cioè non c'è una costanza di numero, cioè ci sono dei giorni in cui arriviamo ad oltre 10.000 tamponi, ma giorni invece in cui ci assistiamo intorno alle poche migliaia, e questo non va assolutamente bene appunto per avere appunto una tracciabilità dei casi importante. Ed è anche per questo che in alcune province ci sono giorni in cui i casi non ce ne sono, mentre invece ci sono giorni in cui insomma i casi diventano casi importanti. Ma perché, diciamo, non, che Antonella, perché non vengono, non c'è una copertura? Forse se venissero fatti gratis i test, abbiamo parlato prima dell'incontro, Manto, allora, bisogna pagarsi 40 euro o altri, sai, 60 euro. Allora, la Regione Lombardia ha individuato alcune categorie, diciamo, di utenti per i quali appunto viene fatto il test sierologico con prelievo di sangue in maniera gratuita. E quindi parlo di tutto il personale ospedaliero piuttosto che sociosanitario, e ci è arrivata anche qua con molta gradualità. Dopodiché invece c'è tutta l'altra parte, diciamo, di cittadinanza, dove se non ricorre al test sierologico il datore di lavoro, e quindi pagando per il proprio dipendente, di fatto uno se lo deve pagare. Noi abbiamo cercato di strappare con una nostra interpellanza, e domani abbiamo una mozione urgente in consiglio sempre relativa ai test, dove appunto andiamo a chiedere che vengano fatti in numero consistente ma anche in maniera gratuita. Vedremo cosa risponderanno, però io penso che oggi sia proprio diventata una questione di budget. Regione Lombardia molto probabilmente ha perso il conto di tutta la spesa che ha dovuto comunque investire sull'emergenza Covid, tanto che ci troviamo molti capitoli di bilancio di altri assessorati ormai spolpati, e quindi continua a chiedere soldi al governo, non tenendo conto che questo governo è uno dei primi governi che ha messo veramente parecchie risorse sulla sanità,
E detto questo, ho sempre detto e sempre risposto che tutte le risorse appunto investite per quanto riguarda questa emergenza verranno comunque rimborsate. Secondo me, ripeto, è un problema di risorse e di come hanno voluto gestire la partita, diciamo, dei tamponi. Sapete benissimo che hanno in un primo momento commissionato uno studio all'IRCCS di Pavia, quindi al Policlinico San Matteo, per il quale adesso c'è una causa. Comunque un'altra multinazionale ha fatto causa contro la regione, ha preso ovviamente ragione perché insomma ha dichiarato questa procedura, diciamo, scorretta dal punto di vista delle norme contro la concorrenza, quindi diciamo ha individuato una strada molto complicata e che adesso insomma con un contenzioso sulle spalle vedremo a dove ci porterà. Però polemica, insomma, secondo me se dovessi... Antonella, perdon, sì. la polemica sì. Su Di Donno, ne abbiamo parlato fuori onda. Qui, sì. Qual è? Qui secondo me è arrivato il messaggio che si era avuto il miracolo, quando il miracolo era una terapia invece che aiutava nella prima e seconda fase. Bravo, sì. Io infatti ritengo che appunto tutto lo staff che ha comunque... venduto questa sperimentazione, che poi non è una sperimentazione nuova, ma una sperimentazione che arriva da lontano, ha sbagliato il messaggio comunicativo, perché raccontare che a Mantova con il plasma si era azzerata la mortalità è stata veramente una cosa insomma che non era assolutamente vera, ma non andava raccontata come è stata raccontata. Anche perché questo poi ha scatenato i Novax, ha scatenato anche molte aspettative nelle persone, perché insomma quando poi uno, come dire, nella disperazione si attacca poi a tutto. Dopodiché è uscito lo studio di questo comitato scientifico non più tardi dei primi giorni di giugno, che ha appunto detto che la cura del plasma è una cura appunto che come le altre può migliorare le condizioni del paziente se sono appunto in un determinato, diciamo, step della malattia, ma non porta nessun valore aggiunto. Quindi la cura col plasma è una cura che insieme ad altre può essere comunque d'aiuto, ma non è, come dire, la panacea del Covid, ecco, questo non lo possiamo assolutamente dire. Quando noi diciamo che la comunicazione a volte è sbagliata e fa tanto, ecco, questo è uno di quei casi, insomma. Ascolta, ti volevo chiedere, Antonella, no, ti volevo chiedere, visto che chiedo a tutti e a tutti insomma i nostri ospiti, che cosa ti proponi per il futuro, cioè dopo questa situazione, sia dal punto di vista insomma del tuo modo di fare politica, ma anche dal punto di vista personale, che cosa è cambiato in te in questi 3 mesi di fermo e come ti comporterai, diciamo così, dal punto di vista delle relazioni, se sono cambiati proprio i rapporti umani in questo momento? Ma io penso che i rapporti umani, per quanto mi riguarda, siano cambiati molto di più per chi come me aveva vissuto il terremoto. Perché comunque si era sviluppata una solidarietà tra le persone che oggi invece non vedo. Oggi forse perché, ripeto, siamo tutti presi dalla preoccupazione di un'economia che comunque sta veramente attanagliando il paese, ma soprattutto le famiglie. Le famiglie oggi hanno bisogno di risposte, per cui quello che vedo è veramente molta rabbia piuttosto che la solidarietà, ripeto, che io in prima persona invece avevo vissuto durante tutta la fase del terremoto, per chi come me l'ha vissuto qua in provincia di Mantova. Di quale terremoto? Dal punto di vista politico. Di che anno parli? Del 2012. Mentre invece ritengo che dal punto di vista politico quello che noi possiamo fare, e secondo me lo faremo perché
il fatto che Regione Lombardia non abbia portato in votazione il piano sociosanitario, appunto, è perché vuole riscrivere la legge regionale sanitaria. Ecco, io ritengo che la grandissima occasione, appunto, che ci viene data è quella di riscrivere questa legge, dando molto più spazio alla medicina territoriale, perché è quella che abbiamo visto essere andata in crisi subito il giorno dopo l'epidemia. Cioè, noi abbiamo avuto i medici di medicina generale che, poveretti, sono stati lasciati soli e abbandonati al loro destino, e non è un caso che ne siano anche deceduti parecchi, perché lì tantissimo. È stato veramente un'ecatombe. E poi, insomma, la medicina territoriale è quella più vicina al cittadino, è quella che poteva dare le risposte veramente a tutti quelli che chiedevano aiuto e che invece, purtroppo, se ricordiamo alle immagini di Bergamo, sono morti a casa da soli e senza un minimo di cura. Quindi è ovvio però che il Covid è comunque una malattia, cioè un'epidemia, è un virus che noi dobbiamo per forza di cose, nei casi più estremi, ospedalizzare, perché cambia da un momento all'altro e quindi porta alla crisi respiratoria da un momento all'altro, però anche una buona medicina territoriale, secondo me, insomma, aiuta comunque a far fronte a queste situazioni. Certo. Antonella, a Mantova come siamo messi? Abbiamo parlato a suo tempo anche della carenza di medici, no? I territori più lontani da Milano hanno dei grossi problemi di carenza. A che punto siamo? Abbiamo parlato di ASL in difficoltà. Allora, le carenze, allora, per quanto riguarda i medici di medicina generale, i medici di base, diciamo, sono carenti un po' ovunque, perché comunque vuoi che c'è stata una cattiva programmazione, appunto, dei medici che dovevano andare a ricoprire questi ruoli, e vuoi anche che un medico, nel momento in cui sceglie ovviamente la professione più remunerativa. Però la scuola per i medici di base è partita, anche a Mantova ne abbiamo una, e quindi, insomma, l'auspicio è che possano, come dire, sfornare molti medici e soprattutto che questi medici si appassionino e rimangano sul territorio. Per quanto riguarda invece i medici ospedalieri, il decreto Calabria, quello che ha aperto la possibilità a tutti, diciamo, gli ospedali di poter assumere, ha visto, appunto, alcuni territori come il nostro di Mantova impoverirsi, perché se un medico deve scegliere dove andare a svolgere la propria professione, cerca di andare in un ospedale dove ha, come dire, più prospettive di carriera. Quindi noi avevamo chiesto anche all'assessore di poter destinare delle borse di studio ad hoc sul nostro territorio, appunto per tenere legati questi medici, perché il fatto di non avere le università è ovvio che è un grosso limite. Noi possiamo anche sottoscrivere, diciamo, delle convenzioni, ma se poi tu, il ragazzo, non riesci a tenerlo qui, insomma, diciamo che questo conta poco. Quindi io mi auguro che nel prossimo futuro ci sia, anche da questo punto di vista, un investimento in borse di studio importante, ma che leghino soprattutto i nostri studenti di medicina che vanno oggi a studiare a Verona piuttosto che a Brescia, piuttosto che a Milano, ma che poi tornino un giorno a lavorare nei nostri ospedali, perché oggi siamo veramente in carenza. Anche a questo proposito, io la settimana scorsa ho scritto, appunto, a Stradoni, perché ad esempio per quanto riguarda Mantova abbiamo due primari di due reparti importanti, la medicina e la chirurgia toracica, che vanno in pensione, e secondo me doveva essere attuata a Mantova, come è stato fatto in tutte le altre parti della regione, la possibilità a questi medici di rimanere in servizio fino a quando, appunto, verranno sostituiti. Qui pare che invece Mantova voglia prendere una strada diversa, non avendo comunque una graduatoria dalla quale andare poi a pescare per sostituire questi primari. Quindi, insomma, diciamo che a Mantova io vedo ancora una situazione molto confusa dal punto di vista gestionale. Quando parlo di confusa, insomma, è anche forse un termine buono. Ascolta, tu sei intervenuta sul tema rifiuti. Siccome vi è una grande preoccupazione che intervenga la malavita organizzata sul tema rifiuti, tu sei intervenuta riguardo alla fideiussione. Puoi spiegare un po' questa vicenda? Sì, perché
Ma sì, io ho, beh, innanzitutto io essendo capogruppo in commissione anche ambiente, quindi ho partecipato a tutti i lavori della commissione d'inchiesta che ha lavorato appunto sul tema rifiuti, che è la commissione che era stata messa in piedi a seguito di tutti quei roghi che abbiamo visto svilupparsi un po' in tutta la nostra regione. E quindi insomma la commissione d'inchiesta ha fatto un lavoro diciamo importante e ha stilato una relazione che deve diventare, diciamo, lo strumento per la Commissione Ambiente per andare a monitorare anche appunto tutta la partita, diciamo, dei rifiuti e quindi insomma darsi un metodo scientifico di lavoro. Questo è successo 10 giorni fa. In contemporanea l'assessore, che appunto si era detto disponibile a collaborare e che aveva visto di buon occhio comunque la nostra relazione, in giunta ha approvato questa delibera dove ha dato la possibilità a chi oggi appunto raccoglie del 20% la capacità appunto ricettiva, ma senza viceversa aumentare la fideuzione, che è diciamo la garanzia per chi dà in gestione quel tal servizio, che insomma vengano svolti come dire in maniera corretta la raccolta rifiuti ma anche lo stoccaggio. Di questo appunto è intervenuta la DDA di Milano, mi pare, e quindi io sono intervenuta dicendo che appunto insomma l'assessore ha fatto questa delibera non curante di quella che era stata la relazione che era stata approvata all'unanimità da tutto il consiglio, che metteva in evidenza anche questi problemi e che poteva appunto creare l'emergenza che dicevi tu, insomma, perché è ovvio che quando ci sono emergenze come quella del Covid sappiamo benissimo che si possono sviluppare altre situazioni che non sono sicuramente situazioni favorevoli per le comunità. Ecco. Antonella, per le cave che sono strettamente legate al tema ambientale, il piano cave regionale che abbiamo tanto discusso anche a Mantova, a che punto siamo? Il piano cave è fermo tutto. Noi oggi abbiamo ripreso molto a rilento i lavori delle altre commissioni e quindi la commissione ambiente, quella che appunto lavora sul piano cave, ha finito diciamo la fase della commissione d'inchiesta, ma ad oggi non sono arrivate pratiche amministrative, quindi anche per quanto riguarda il piano cave è tutto fermo. Poi si è intervenuta sul terzo settore, di cui noi siamo molto sensibili, per prorogare, diciamo, i termini, no, di iscrizione del volontariato. Perché c'è anche un problema, sì, anche perché, di adeguamento, sì, dello statuto. C'è diversi problemi, no? Sì, ci sono problemi e soprattutto insomma, abbiamo le date sfasate tra regionale e nazionale. E quindi quello che si è chiesto è appunto avere un occhio di riguardo e far slittare i termini. Insomma, voglio dire, quello che si è passato non è una cosa da poco e quindi vanno rimesse, a nostro dire, un po' in fila tutte, diciamo, le procedure. Mercoledì in Commissione Sanità dovrebbe arrivare l'assessore Bolognini, perché come sapete l'assessorato alla sanità è distinto da quello del sociale, e quindi speriamo che vengano date le risposte anche ai nostri quesiti, insomma. Bene, Ketty. Bene, grazie Antonella, ti lasciamo andare perché ti sei fermata in macchina. Grazie al consigliere regionale Antonella Forattini, e insomma un buon lavoro veramente, speriamo che la nostra regione riesca a tornare, grazie, diciamo così, non in auge, ma non subito, ma perlomeno speriamo, con un po' di lavoro veramente che state facendo tantissimo, quindi in bocca al lupo, certo, e alla prossima. Grazie ancora, grazie, a Antonella Forattini. Grazie. Ciao. Grazie mille, grazie a voi. Ciao. Grazie, arrivederci.